Di emergenza migranti e sostegno all'Italia si è parlato alla seduta plenaria dell'Europarlamento di Strasburgo. Tra le voci in assemblea, quella del commissario al bilancio Hahn, che ha parlato del confronto in atto nella Commissione per incrementare i fondi a sostegno dell'Italia. Da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti. Sì, il dibattito è cominciato da circa 35 minuti e il commissario Hahn, che lo ha introdotto, ha detto che le coste di Lampedusa sono coste europee, la solidarietà è il nostro faro, dunque sostegno all'Italia, perché l'aumento dei flussi ha fatto sì che si creasse una situazione emergenziale, dunque anche se l'Italia è il maggior percettore di fondi a partire dal 2015, 2 miliardi di euro per quanto riguarda i migranti, la Commissione negozierà con l'Italia ulteriori appunto, finanziamenti, partendo dal concetto che nessun Stato membro può farcela da solo, però ovviamente questi finanziamenti faranno sì che l'Italia possa gestire meglio la situazione emergenziale in cui si trova. Il dibattito va avanti e per il momento da Strasburgo è tutto, linea a te.